Fibra Ceramiche, 2F di Ferro Luigi e Company, Pizzico e Spizzico, con idraulica, Pizzeria Jack e Pasticceria Termini, costruendo le Carlino Vincenzo, materiale edile. De Lucia, caccia biglietti, Vitiello, Manzi Ioio, Di Paola, Andreozzi, Liccardi, Scieso e Di Pietro. In panchina con il numero 12 Merla, con il numero 13 De Rosa, con il numero 14 Pesce, con il numero 15 Landolfo, con il numero 16 Fusco, con il numero 17 Montano, con il numero 18 Saccavino, con il numero 19 Esposito e con il numero 20 Cerrato. Allenatore signor Vincenzo Credentino. Dani Cattivi. Diacono. Ivandro, col numero 17 Violante, col numero 18 di Mercurio, col numero 19 Iezzi e con il numero 20 Poico. Allenatore, signor Nicola Terranova. L'arbitro designato dalla Lega a dirigere l'incontro è il signor Erminio Cervasi della sezione di Arezzo. Il tributo del presidente della Lega Dilettanti Siciliana, Santino Lopresti. Gentili amici sportivi, appassionati del calcio dilettantistico siciliano, buon pomeriggio. 19 maggio 2019, è un caldo pomeriggio, lo stadio è il Giovanni Bruculeri di Favara, e Gladiator, semifinale nazionale playoff, pubblico delle grandi occasioni, poco più di 2000 presenti al Giovanni Bruculeri ed è tutto pronto per iniziare questa semifinale playoff. La buona visione vi raggiunga da Calcedonio Iacuzzo. Tutto pronto, aspettiamo solo il fischio del signor Cerbazzi di Arezzo. Partiti, calcio di avvio per il Canicattì con i tradizionali colori bianco-rossi, già subito avanti. La prima offensiva del Canicattì. Sulla palla Ciccio Maggio, lo specialista. Reda di De Lucia. Canicattì tutto riversato nella metà campo dei campani, ancora un'incursione da Canicattì che va al cross, bellissima Carlino Fale, palla che esce di poco fuori. Cinque minuti, punizione per il Gladiator. Si riparte dalla corsia di destra. Il doppio passo può andare al tiro, il giocatore del Gladiator la spalla al centro. Il tiro, Iacono.
del Panicati era racchiuso nella propria metà campo e con difficoltà usciva fuori con palla al piede. Ha segnato l'Icardi per il Gladiator. E adesso si fa in salita, è molto più difficile il cammino di mister Terranova e i suoi uomini. 0-1 al Giovanni Bruculeri di Favara. Pronta replica del Canicattì. L'incursione sulla fascia sinistra, calcio d'angolo. Battuto corto il calcio d'angolo, si potrebbe andare al cross effettuato basso. Inizia il secondo tempo tra Canicattì e Gladiator. Buona visione da Calcedonio Iacuzzo, ricordiamo il parziale 1-1. Inizia bene con Benny Raci che va al tiro al Canicattì. Raci sulla corsia di destra, il cross al centro. Canicattì sicuramente in questo secondo tempo che sta premendo molto sull'acceleratore, vuole chiudere i conti, è importante vincere in casa. Battuto il calcio di punizione, occasionissima ancora per i locali e palla che esce poco fuori dai pali di De Lucia. Rosella, ancora un lungo lancio. Ce l'ha messa tutta. Marzi. Deviare questo pallone che si era impennato, lambendo la traversa di De Lucia. Calcio d'angolo per i locali. Rosella e Maggio. Lo schema in area di rigore. Parte Rosella sul secondo palo. Palla ancora viva, il contropross. Giovanni Bruculeri di Favara. Canicattì batte Gladiator 2-1.
stata presidente del Canicattì. Presidente, oggi è arrivata una vittoria importante, un 2-1 che è sempre da prendere con le pinze per quanto riguarda il discorso della partita di ritorno, ma è comunque un risultato importante in chiave playoff. Sì, partita ostica, noi abbiamo pagato il mese e mezzo di non gare ufficiali, il risultato è buono, però bisogna andare lì per provare a vincere e portare a casa questa semifinale. Ecco, sicuramente contro il Gladiator ci sarà una partita di ritorno molto complicata, perché abbiamo visto anche oggi gli avversari hanno dato filo da torcere, specialmente per la prima mezz'ora. Che atteggiamento dovrà avere il Canicattì per passare questo turno? Ripeto, il Gladiator è un'ottima squadra, molto dura, molto tosta, quindi noi dobbiamo andare lì con un 2-1, dobbiamo andare lì per provare a vincere e poi vedremo. Grazie mille, Presidente. Quando vuoi. Mister, una gran prova di carattere, un Canicattì determinato, non ha perso il lume della ragione, dopo essere passato in svantaggio ha diciamo rimontato. Sì, eravamo un po' curiosi per di vedere un po' la condizione della squadra dopo 40 giorni di inattività. Devo essere sincero, il primo tempo siamo stati un po' contratti, poi il gol forse ci ha scrollato quei pensieri che avevamo nella testa. Abbiamo cominciato a giocare, abbiamo trovato subito il gol e quello è stato fondamentale, e poi credo che il secondo tempo abbiamo meritato la vittoria. Risultato aperto? Assolutamente sì, anche perché l'avversario si è confermato tosto per come era stato descritto alla vigilia, e quindi è un avversario che tenterà in tutte le maniere di capovolgere il risultato e di passare il turno. Mister, tu non dai mai un giudizio sull'arbitraggio, però credo che quello di oggi abbia un po' sottovalutato certe situazioni in area. Sì, probabilmente sono d'accordo con te, però a bocce ferme non possiamo fare più nulla, quindi è chiaro che l'arbitro può sbagliare, come può sbagliare il calciatore, come può sbagliare l'allenatore. La partita per voi era iniziata in discesa, poi invece c'è stata questa prova di orgoglio del Canicattì, ha pareggiato e poi ha rimontato. Era ovvio che il Canicattì facesse poi dopo il gol, avesse una reazione. Siamo stati noi un po' disattenti su quell'azione e abbiamo preso il gol del pareggio. Poi dopo il secondo tempo è stata giocata abbastanza bene, loro, come sapevamo dai calci piazzati, hanno fatto il secondo gol, ma credo che la partita si possa ribaltare e possiamo passare il turno. Un giudizio sul direttore di gara, lei ritiene che c'erano quantomeno dei calci di rigore, almeno uno plateale oppure no? Ma i ragazzi mi dicevano che ultimo secondo tempo ci fosse stato un fallo di mano, poi vi dico la verità, dall'altra parte ero distratto, non l'ho visto, però vi dico che abbia arbitrato abbastanza bene. Buona sostanza, quindi ci sono tutte le possibilità per ribaltare il risultato al ritorno, pensa lei? Sì, io credo di sì, perché abbiamo le forze e le capacità di poterlo fare. Ok, grazie mister, bocca al